Buongiorno a tutti da Alessandro di 4V d'Italia. Oggi volevo proporvi un aggiornamento, non so se chi ha visto il video precedente, sul restauro di questo bellissimo CJ7. Siamo andati un pochino avanti, non abbiamo fatto tantissimo, ma diciamo che almeno per quanto riguarda la parte ciclistica abbiamo fatto uno step successivo. Volevo così spiegarvelo e spiegarvi quello che abbiamo installato e perché l'abbiamo installato. Allora, partiamo con ordine, diciamo da davanti. Questa Jeep presentava una modifica assolutamente non corretta. Questi si chiamano biscottini, un termine un po' gergale, ma questo è. E aveva dei biscottini più lunghi che le permettevano comunque di avere un rialzo. Noi abbiamo sostituito i biscottini, li abbiamo riportati come quelli originali, cambiando i silent block, quindi mettendo tutto nuovo, e abbiamo installato invece un kit di rialzo specifico della Skyjacker da 2,5 pollici. Quindi abbiamo fatto un rialzo, come si suol dire, in grazia di Dio. Questa parte che sembra così solo un punto di articolazione della balestra, in realtà è molto importante perché nelle curve tende ad andare in torsione e quindi se qui ci sono dei giochi, la precisione di sterzo ne risente tantissimo. Su questa Jeep proprio siamo intervenuti per compatibilmente, insomma, che come precisione di sterzo non sarà mai come una macchina moderna, siamo intervenuti per ottimizzarla il più possibile. Il primo intervento appunto è stato questo, poi siamo intervenuti su altre cose che se hanno dei giochi amplificano la poca precisione dello sterzo. Prima cosa, qui abbiamo installato una piastra aftermarket molto robusta, che ancora la scatola sterzo al telaio e le permette di non flettere. Come ulteriore rinforzo, sempre con lo stesso scopo, abbiamo installato questo braccio che parte dalla scatola sterzo, va al telaio, si aggancia lì, ok? E in questo modo siamo sicuri che la scatola sterzo è solidale con il telaio e non ha nessun tipo di oscillazione che creerebbe appunto imprecisione di sterzo. Quindi qui abbiamo eliminato qualsiasi gioco. Abbiamo sostituito la tiranteria di sterzo completa, che era molto usurata, perché queste testine, tutte le testine di sterzo, tendono a usurarsi e quindi anche qui in termini gergali si dicono a cioccare, no? Sostanzialmente vuol dire avere gioco, e quindi gioco qui, gioco lì, gioco da altre parti, lo sterzo sembra di guidare un motoscafo. Quindi in questo modo abbiamo sicuramente ridotto qualsiasi tipo di possibilità di gioco. Abbiamo cambiato, anzi, sì, dobbiamo ancora cambiare, anzi, questi non sono ancora stati sostituiti, i ball joint, che sono le articolazioni sui fuselli, perché anche queste anche per altri motivi, ma anche per dare una maggior precisione di sterzo, se hanno gioco la ruota è libera di oscillare e ovviamente non è una bella cosa. Siamo intervenuti anche sulle biellette, quelle della stabilizzatrice, che adesso sono appena puntate, non sono ancora montate. Dobbiamo ancora forse sostituire i gommini della stabilizzatrice stesso, cioè in buona sostanza abbiamo cercato di rinnovare tutta la ciclistica anteriore con lo scopo, oltre che di fare una manutenzione abbastanza ordinaria, questa non è una manutenzione ordinaria, questa è una bellissima modifica, è per rendere questa Jeep notoriamente non precisissima nello sterzo, il più precisa possibile. Abbiamo sostituito l'ammortizzatore di sterzo, che anche quello dà un aiuto, nel senso che rende lo sterzo meno nervoso. Fuori intanto c'è la bufera, ma pazienza. E per quanto riguarda l'assetto, l'assetto in sé, quello che dicevo della Skyjacker, consta in balestre, ammortizzatori più lunghi, quindi anche il fatto di avere ammortizzatori nuovi crea maggiore stabilità. E poi proseguiamo, visto che ci sono tanti lavori da fare, adesso cerco di non spaccarmi la testa. Qui abbiamo, non parliamo più di assetto, parliamo di trasmissione. Stiamo revisionando il cambio, che poi vi faccio vedere. Quindi dovrò cambiare volano, mettere la frizione. Abbiamo revisionato il cambio stesso, abbiamo revisionato il riduttore. Questa è tutta la catena cinematica. Qui cambieremo le crociere agli alberi, insomma, praticamente renderemo tutto nuovo. L'assetto dietro non ha niente di particolare, anche qui ancora un po' in fase di montaggio. Vediamo le nostre belle balestre, i nostri ammortizzatori della Skyjacker. Questo è un assetto che storicamente noi consigliamo tra i vari assetti possibili per CJ. Altre cose che vi posso dire, vi terremo comunque in questo momento non me ne vengono in mente, faremo così uno step by step e un aggiornamento man mano che andremo avanti in questo restauro. Se hai una Jeep da restaurare, questo è decisamente il posto giusto. Per qualsiasi
consiglio, raccomandazione o dubbio, io sono a vostra disposizione. Io prediligo WhatsApp e quindi il mio numero di WhatsApp è 338 7312 725. Alla prossima!